Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Elettroshock. Questa sera non siamo in studio, abbiamo fatto una scelta diversa. Siamo in uno dei luoghi simbolo della resistenza partigiana, ma anche uno dei luoghi simbolo dell'orrore del fascismo della Seconda Guerra Mondiale, perché oggi, 27 gennaio, ricorre la giornata della memoria, istituita a livello internazionale nel 2005 per commemorare tutte le vittime della Shoah, ma non solo, perché come vedremo nel corso della trasmissione, quell'orrore ha toccato profondamente anche il nostro Friuli Venezia Giulia, il nostro territorio. Deportazioni, sterminio, lager, naturalmente queste sono le parole che rimbombano e fanno male, nonostante siano passati tanti anni rispetto a quella giornata. Noi nella trasmissione di questa sera cercheremo di proporvi alcune testimonianze, vi faremo vedere quelle che sono state le celebrazioni di oggi e anche quella che è la memoria che continua verso i giovani e in che modo ve lo racconteremo. Noi questa sera siamo, dicevo, in uno dei luoghi simbolo del nostro Friuli Venezia Giulia, alle casermette di Via Molinari, perché qui venivano interrogati e torturati i partigiani prima di essere spediti in carcere al castello di Pordenone o nei campi di prigionia della Germania, della Polonia o peggio ancora fucilati sul posto. Siamo anche questa sera nella sede dell'ANED di Pordenone che ci ospita e che ringraziamo per cercare appunto di capire in profondità quello che è stato quel germe di quel male, e lo facciamo con alcuni ospiti. E qui con noi c'è Paolo Brieda, che è un componente appunto dell'ANED di Pordenone, soprattutto uno storico che si è occupato delle ricerche per riportare alla luce gli orrori di quel periodo. Allora Brieda, buonasera, intanto ci racconta che cos'è questo luogo. Questo era praticamente nel periodo che va dal marzo del 44 fino all'aprile del 1945, un luogo di tortura dove si sono perpetrate, diciamo, torture, arresti e anche deportazioni. È stato paragonato, svolgendo un lavoro di ricerca sui processi del dopoguerra, alla stessa pari della caserma Piave di Palmanova, sulla sinistra Tagliamento. Qui siamo nella destra Tagliamento, per cui praticamente possiamo definirlo un luogo storico della memoria della destra Tagliamento. Uguale alla caserma Piave, uguale anche alla risiera di San Sabba, con i contenuti chiaramente un po' diversi ma uguali. Ecco, che cosa avveniva qui dentro? Sappiamo che qui a fianco, in un luogo adiacente, c'è anche una stanza delle torture, lo testimoniano ancora le colonne che sono presenti. Qui, analizzando i processi del dopoguerra, gli atti istruttori e anche contattando dei testimoni diretti e anche indiretti, abbiamo visto che si sono perpetrate torture efferate, sia su partigiani che su ostaggi, quindi non necessariamente appartenenti alla resistenza, ma ostaggi, fratelli, sorelle, eccetera, perché in quel periodo si usava questo. No? Ne abbiamo parecchi esempi. Qui nella sala d'entrata abbiamo messo delle campionature in cui si evidenziano i fatti, diciamo, cioè diciamo le testimonianze un attimino più terribili, se vogliamo così dire, no? Però ce ne sono anche molte altre. Si parla quasi di 250 testimoni, non di uno. Sono stati analizzati in parte, in parte verranno anche analizzati in modo più profondo, più concreto. E stiamo anche valutando di analizzare un discorso che entra nella deportazione proprio della destra Tagliamento, in cui questi reparti qua fascisti hanno collaborato proprio in prima persona. Sono stati proprio i primi persecutori. Circa un 70% delle persone deportate nella destra Tagliamento sono state convogliate in questa caserma qua, o prese, o arrestate, o anche torturate nei propri domicili e poi deportate in Germania, passate per le carceri e deportate in Germania. Ecco, lo vediamo qui, peraltro c'è anche la divisa di un deportato, come alle pareti ci sono delle storie, le avete segnate con colori diversi, sia delle vittime sia dei carnefici. Ecco, qualche storia che emerge, insomma, dietro queste facce, dietro questi documenti. Ne vedete una alle mie spalle, anzi due. Sono state, questa qua del signor Marcocchio, è stata una tortura efferata che si è svolta nella sala delle colonne, in cui è stato vittima questo signore qua. Il figlio viene sempre a testimoniare, oltre che essere anche un nostro associato, e sembra che anche il padre sia morto poi per, con causa di queste torture qua.
sembra, insomma, almeno da quello che ci viene evidenziato, a distanza addirittura di 20 anni dopo. Questo è un caso, ne abbiamo anche il caso del signor Barzotto, è vivo il fratello, e abbiamo anche visto che è stata posta una pietra d'inciampo anche. Il signor Barzotto, assieme ad un altro signore, appena rientrato dal dopoguerra, dalla prigionia, è stato uno dei praticamente promotori nel raccogliere le testimonianze per avviare il processo del dopoguerra. Allora, seppure ammalato, seppure avendo problemi polmonari, seppure avendo quelle patologie che tu andavi a riscontrare nei campi di concentramento, che poi ti portavano anche ad una morte successiva. Come è stato questo caso, peraltro? Questo caso, e come ci sono stati anche tanti altri casi. Lui, nonostante tutto, la sua volontà è stata quella di cominciare a raccogliere queste testimonianze, e ne ha raccolte moltissime. Ecco, a proposito di testimonianze, il lavoro che fa l'ANED a livello locale, ma insomma anche a livello nazionale, che è quello di raccogliere queste storie e di far sentire ancora le voci di queste persone che oramai per motivi anagrafici stanno scomparendo, quindi anche chi ha vissuto in propria prima persona questo orrore prima o poi non ci sarà più. Voi da tanto tempo state raccogliendo anche in maniera visiva, con delle riprese, con delle testimonianze, queste voci. Ecco, quanto è importante riuscire a tramandare quel sentire, cioè chi ha vissuto in prima persona questo orrore? È importantissimo, perché raccogliendo con le nuove tecnologie che abbiamo adesso a disposizione, queste testimonianze qua possono essere tramandate anche nel futuro, anche in un futuro abbastanza, diciamo, in là, e questo è molto importante. Io ho visto anche nei molti incontri che facciamo con le scuole, anche a diversi livelli, c'è un vivo interesse in questo, anche nella proiezione di queste testimonianze qua. È una cosa che si fa sempre in presenza, chiaramente, però ho notato un interesse vivo, veramente. E allora noi alcune di queste testimonianze che voi avete raccolto le proponiamo anche ai nostri telespettatori, perché sentire direttamente da quelle voci credo che sia importante per capire qual è stato l'orrore che queste persone hanno dovuto subire. Vediamo. Siamo arrivati di notte a Buchenwald e siamo portati nel blocco 48, perché lì si doveva fare la quarantena. Lì ci facevano ogni giorno delle punture. Avevano una siringa grande e con quell'ago facevano le punture a tutti, qua nel petto. Non so di che cosa si trattava. Se erano punture per farci vivere o per farci morire. Ci hanno dato il numerino e hanno detto che dovevamo impararlo. Io l'avevo imparato, altrimenti ti passavano botte se non lo sapevi dire. Ci hanno rasato ovunque avevamo pelo, con un rasoio, non con le macchinette elettriche, con un rasoio qualunque lì, e con la speranza che non ti feriscono, insomma. Il mio numero era 78.409. Il capo erano gente tremenda, come le SS. Ogni sbaglio che si faceva, specialmente i primi giorni che non si sapeva la lingua, perché si doveva rispondere per tedesco. Un giorno ero lì a Dachau, aspettare il rancio, e ho visto uno specchio su una scalinata, due o tre scalini, e sono andato a guardarmi. E guardandomi mi è venuto male, no? Perché non ero più io, ero un altro. Quando sono stato liberato, pesavo da 80, pesavo 42 kg. Quando tornò, lui pesava 38 kg circa. Io me lo ricordo perché vidi di lui soltanto uno scheletro, non un viso normale. Dal momento che fu ricoverato al giorno della sua morte, trascorsero circa 18 anni, 17 anni e qualche mese. Passati tutti in sanatorio, lui non è mai tornato a casa. Un prigioniero lassù morente mi ha detto: ho sentito che sei milanese. No, non sono milanese, io abito a Milano.
e dice: io muoio, non vado più a casa. Però mi devi fare un regalo. Io c'ho un mio papà, non dico il nome, non sta bene dire il nome, che è professore al padiglione Zonda, al Policlinico di Milano. Vai là e gli porti questo biglietto con un pezzo di carta qualunque che aveva scritto lui. Come ha fatto non lo so, perché penne non avevano nessuno. E quando sono arrivato, questo signore, gli ho detto: io ho quel compito purtroppo ingrato qui. Dice: ma sei denutrito? Sì, non sto tanto bene. Adesso ritorno a Frisanco con la mia aria là. No, no, non vai a Frisanco. Ha chiamato due infermiere, subito un lettino e una stanza per lui. E mi ha tenuto lì 2 mesi. Adesso mi ha detto: puoi andare. E io gli ho detto: guarda che io ho soldi, professore. Non ne ho ancora, non ho iniziato a lavorare. No, no, il regalo più grande che mi devi fare a me, non dire mai il mio nome e non farti mai vedere in tutta la tua vita. Eccoci di nuovo insieme con Elettroshock. Prima della pubblicità abbiamo sentito le testimonianze di quanti hanno vissuto in prima persona quell'orrore. Oggi appunto, 27 gennaio, la giornata della memoria è stata celebrata in tutta la regione, naturalmente in tutto il mondo, con alcune celebrazioni particolari in luoghi simbolo della nostra regione. Allora noi adesso andiamo a vedere quelle che sono state le celebrazioni della giornata di oggi. Le norme anti-Covid hanno limitato gli accessi al minimo possibile e la risiera di San Sabba, unico campo di concentramento con il forno crematorio in Italia, ha mostrato ai presenti una volta in più l'angoscia e la follia del nazifascismo. Non dobbiamo dimenticare, ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, i fenomeni di intolleranza e persecuzione nei confronti della comunità ebraica ancora presenti in Israele e in diverse parti del mondo. Sì, penso che sia un giorno più che sicuramente per ricordare, ma anche per costruire. E per costruire anche un modello sociale dove sia inaccettabile che ci siano ancora persecuzioni per motivi religiosi. Queste giornate ci fanno anche rifocalizzare sulle priorità e sulle criticità che ci sono, e mi auguro che la comunità internazionale si muova in questa direzione per tutelare la libertà delle persone, la libertà delle religioni, il diritto e la vita dei cittadini. Memoria, ha invece sottolineato il segretario regionale del PD, Cristiano Sciauri, vuol dire chinare il capo di fronte a quella tragedia, ma alzare subito gli occhi per evitare che ciò accada di nuovo, riferendosi alla Shoah. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, nel suo discorso ha spiegato che serve uno sforzo per fare qualcosa di concreto, per evitare che accada di nuovo, e in questo senso si è rivolto ai giovani. È indispensabile perché purtroppo, come dicono gli alpini, le persone vanno avanti. E allora bisogna ricordare non sempre che ciò non accada più, ma con i fatti. E oggi ho raccomandato a tutti, ormai c'è in atto a Trieste un processo di pacificazione e ho ricordato alcuni passaggi, dai 3 presidenti ai 2 presidenti, a tutto quello che è stato fatto in questi anni. Appello affinché la tragedia della Shoah non si ripeta è stata fatto dai gruppi consigliari della Regione, da Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Patto per l'Autonomia. Non finisco mai di dire che essere presenti in queste giornate serve a tenere viva una memoria che è utile per le nuove generazioni affinché cose di questo genere non si debbano più ripetere, non solo come organizzazione di persone, ma anche all'interno dell'animo e della coscienza di ognuno di noi. Con 2 brevi cerimonie, al monumento del deportato e alla targa dell'ex provincia, Pordenone ha celebrato oggi la giornata della memoria, istituita nel 2005, scegliendo come data il 27 gennaio, giorno della liberazione del campo di Auschwitz. Non ha voluto mancare il presidente dell'ANED di Pordenone, il 93enne Eliseo Moro, ex deportato a Dachau, che ha reso omaggio alle vittime, per poi portare la sua testimonianza anche al teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento. Il messaggio da dare è per i giovani, perché per noi vecchi serve più niente ormai.
che ricordi, che si ricordino ciò che abbiamo passato noi, ciò che ha passato l'Italia a quei tempi brutti. Come si convive con quello che si è passato? Bisogna dimenticare. Se dimentichi vivi a lungo, se ti ricordi sempre di quello crepi prima dell'ora. Ci ricorda il ritorno dopo il campo? Era il pianto di gioia. È tutto lì, è tutto un pianto di gioia e basta. Quando è tornato, chi ha abbracciato per primo? Ho trovato a Verona, ho trovato un camion che erano qui da Pordenone, un autista da Bania, e mi hanno indicato i dottori che mi visitavano: vai là che c'è quel camion là, che forse possono aiutarti. Sono andato dove era il camion, ho visto e quello mi ha portato a casa. Non ho dormito quella volta la strada. Sono arrivato a casa, quando ho sentito che la macchina rallentava, poi fermava, ho detto sono a casa. Ho alzato la testa, la casa era lì. Mi hanno aiutato a scendere dalla macchina, ho preso la maniglia della porta, la mamma mia era che apriva la porta anche lei. Ci siamo trovati lì, sulla soglia. Pensavo che la povera donna, a trovarsi un scheletro davanti e sentirsi chiamare mamma. Presenti, accanto ai labari di Comune, Ane De Ampi, il prefetto Domenico Lione, l'assessore regionale Tiziana Gibelli e il sindaco Alessandro Ciriani, che ha sottolineato l'importanza del lavoro delle istituzioni per mantenere viva la memoria degli orrori del passato. L'importante è quello di non cristallizzare questa memoria, di non considerarla un rito che capita una volta all'anno, ma attraverso invece la cultura, la scuola, l'istruzione, anche queste cerimonie, renderla viva tutti gli anni. Io credo che l'Europa, l'Occidente, abbia maturato gli anticorpi affinché quello che è capitato con la deportazione e le girazioni non capiti più. Però è chiaro che, ripeto, serve una forte azione culturale affinché questo diventi patrimonio comune, condiviso non solamente in questa giornata, ma in tutti i giorni dell'anno. E per continuare ad approfondire quella che è la giornata di oggi, vi proponiamo questo contributo. Il Friuli è stato terra di passaggio per tutti quelli che venivano portati nei campi profughi, nei campi di sterminio. Il passaggio era proprio attraverso la nostra regione, attraverso il valico di Tarvisio. E questa è una delle tante testimonianze di Umbertina Gentili, una delle poche sopravvissute, forse a Udine è l'unica. Noi conosciamo Umbertina Gentili che ha quasi 90 anni, e lei, a dire il vero, non è stata deportata, lei è una che è sfuggita alle deportazioni, mentre diversi suoi parenti, familiari, congiunti sono invece stati catturati, deportati, e 12, ben 12 sono morti nei campi di sterminio. Lei invece, attraverso ad altri familiari, all'epoca era una ragazzina, è riuscita a scappare in varie zone d'Italia, Roma, Firenze, poi in Toscana, Monte San Savino, poi a Venezia, Noventa Vicentina, insomma sono storie molto complesse di fughe continue, di inseguimenti, di delatori, di salvatori anche, che hanno veramente salvato la vita anche a tanti ebrei che lei ricorda sempre con affetto e con amore. Ricordiamo un particolare bello. Ce ne sarebbero tanti angosciosi, eccetera, ma ce n'è uno, ce ne sono anche diversi belli. Uno bello sono le persone che hanno aiutato, i cosiddetti giusti, no? Come poi saranno chiamati, giusti fra le nazioni, ne ha conosciuti anche lei, di giusti, poi dichiarati tali o no, ufficialmente non ha importanza. E in particolare quando si trovò a Noventa Vicentina, che fu l'ultimo luogo in cui dimorò prima di riuscire a tornare a Udine, dopo la liberazione, lì ci fu una donna cattolica, Angelina Peronato, partigiana, insegnante, croce rossina e quant'altro, che assieme ad altri salvava tante persone, ebrei e non ebrei, e loro sono stati letteralmente salvati da lei. E con questa persona e con i suoi discendenti poi si è anche ripreso un filo nel corso del tempo, e si sono ricollegate delle vite, oltre che dei ricordi molto belli, e lei è sempre gratissima a queste persone che in quei momenti difficili hanno dimostrato di avere coraggio, di essere veramente uomini e donne. Ecco, ma c'è qualcuno della sua famiglia che è riuscito, appunto, oltre a quelli che sono scappati prima ad arrivare
nei campi di concentramento. Qualcuno della sua famiglia è riuscito a ritornare qui? No, purtroppo che è andato, altri suoi conoscenti sono rientrati e purtroppo altri sono andati e sono anche morti lì. Ecco, questo purtroppo è una storia molto, molto triste. E Umbertina Gentili non ama parlare, non ama presentarsi davanti alla telecamera, pertanto il professor Valerio Marchi si fa portavoce non solo di Umbertina ma anche di tutta la storia, praticamente di tutta la famiglia, perché lei ha seguito le vicende di tutta la famiglia. Sì, le ho seguite per anni assieme alle vicende di altre famiglie, sì. Di ebrei friulani che poi nel periodo delle persecuzioni dopo le leggi razziali anche loro sono dovuti scappare un po' ovunque, e alcuni sono andati in Svizzera, altri in Australia, in America, in Palestina. Quindi nel libro che scrissi 3 anni fa, Negli occhi e nel cuore, pubblicato dalla KV, ci sono tutti questi intrecci di storie, anche quella di Umbertina, che però adesso a distanza di qualche anno ha deciso di dare una sua, presumo mai ultima testimonianza, ma ultima non perché non ci debba essere più, lei ha 90 anni, ma quasi, ma ci auguriamo che resti ancora tanti anni con noi. Quello che doveva dire l'ha detto, oggi ha dato una sua nuova testimonianza e noi la teniamo presente negli occhi quando la leggiamo e nel cuore per il futuro. Ecco, queste erano le immagini che sono state girate proprio nella giornata di oggi. Brieda, quanto è importante anche il lavoro delle istituzioni che via via nel passare degli anni hanno preso sempre più consapevolezza di quanto questa giornata sia importante? È importante questa giornata per trasmettere appunto la memoria ai giovani e anche ai non giovani, anche tutti coloro che sono cresciuti in una generazione in cui magari non veniva trasmessa in modo così importante come si riesce a fare adesso con i mezzi di comunicazione attuali. Questo è molto importante, è una cosa che va sviluppata ancora di più, perché la tecnologia chiaramente andrà avanti, ed è una cosa che la nostra associazione si sente di fare in modo molto sentito, diciamo, anche nel ricordo di quei deportati che non ci sono più. Quando sfoglia le carte e vede riemergere queste storie, tutto questo dolore, tutta questa sofferenza, ecco, qual è la sintesi che si può trarre? È vero, sicuramente non deve riaccadere, ma perché è accaduto? Perché molte persone sono state zitte e hanno lasciato che tutto questo avvenisse? Guardi, sfogliando le testimonianze, mi sono meravigliato di parecchie cose. Certe cose le avevo sentite dire dai miei nonni, da mio padre anche, ma sentito dire, quando tu vedi una testimonianza scritta, e vedi che anche, soprattutto da parte delle donne, non c'è stata questa partecipazione sulle testimonianze. Al processo di dopoguerra ho notato che ci sono poche donne, invece ce ne sono state molte. Questa renitenza a non andare al processo, non testimoniare in quel periodo lì per pudore, per tante cose, mi fanno pensare. Sono passati solo 70 anni da quel periodo qua, qui a Pordenone. Non è che siamo Toia, siamo qui a Pordenone. Sono successi fatti terribili, brutti, orribili. Devono rimanere nella memoria, devono conoscere questa memoria, altrimenti se si disperde, un paese che non ha storia non ha futuro, non è vero? Assolutamente sì, ecco, grazie a Paolo Brieda per queste parole, noi ci fermiamo per la pubblicità, poi torneremo a parlare di questa giornata insieme a un altro ospite, a tra poco. Rieccoci di nuovo con Elettroshock per continuare a parlare della giornata di oggi, la giornata della memoria che commemora tutte le vittime dell'Olocausto, ma come abbiamo visto anche nella prima parte di trasmissione, un dramma, degli orrori che hanno riguardato profondamente anche il nostro territorio. Siamo appunto nella sede dell'ANED di Pordenone e ci ha raggiunti Patrizia Del Col, che è la segretaria appunto della sezione di Pordenone dell'ANED. Allora, lo abbiamo già detto anche prima con le parole di Paolo Brieda, il vostro lavoro importante nel continuare a testimoniare, a documentare quello che è stato quell'orrore. C'è una memoria, però bisogna andare anche oltre quella memoria. In che modo? Buonasera. Sì, bisogna andare oltre quella memoria perché bisogna costruire una coscienza civile, capire quali sono state le cause,
quali sono stati gli autori, che cosa è successo perché si sia arrivati a questa enorme tragedia che oggi commemoriamo, che tutti gli anni commemoriamo. Dobbiamo quindi conoscere profondamente, e questo è il lavoro e il compito che ANED assume nei confronti di tutte le deportazioni, perché oggi sì, essenzialmente ricordiamo la Shoah, ma ci sono ovviamente le deportazioni politiche, le deportazioni verso altre categorie che sono state quelle dei militari, quelle dei disabili, le persone che erano ritenute diverse da quello che era il modello prefigurato. E quindi la conoscenza è fondamentale per quello che noi cerchiamo di raccogliere documenti e testimonianze perché possano essere oggetto di studio e di comprensione. E lo fate sicuramente molto bene. Io vi faccio vedere adesso uno dei documentari, dei DVD che sono stati realizzati dall'ANED anche in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e con altri partner istituzionali. Ecco, è Ritorni, e racconta le storie, tre storie in questo caso, di persone che sono state riportate nei campi di concentramento e non avevano mai più messo piede naturalmente in quei posti. Allora ci racconta, Patrizia, come è nato questo progetto e che cosa troviamo qui dentro. Allora, questo è un progetto che fa parte appunto di questo grande archivio di testimonianze che grazie a un nostro associato e storico, Marco Koslovic, stiamo raccogliendo da più di 25 anni. E questo progetto in particolare ha voluto così un po' indagare quello che era l'impatto del ritorno nel luogo di prigionia e di sofferenza da parte di questi tre nostri associati, che sono Lino De Biasio, Geremia Della Putta e Romolo Fedele, che è di Corno di Rosazzo, ma era un nostro associato. E con loro nel 2009 abbiamo ripercorso il viaggio da casa, dai nostri luoghi, fino ai tre campi di concentramento dove loro sono stati prigionieri. Ecco, immagini e parole molto toccanti. Lino De Biasio, peraltro, oggi è ancora vivo, le altre due persone purtroppo in questi ultimi anni sono mancate. Noi vi proponiamo la testimonianza proprio di Lino De Biasio, ritornato al campo di Flossenbürg. Ecco, lo vediamo in questo servizio. Lino De Biasio, partigiano, catturato durante un rastrellamento nel settembre 1944, deportato a Flossenbürg nel settembre 1944, matricola 40159. Aveva 17 anni. Quando torna a casa pesa meno di 40 kg. Ogni notte si sveglia con le urla dei capò. Flossenbürg, non sapevamo da dove si trovava. A un certo momento dalla stazione, dal carro bestiame, siamo scesi, ci hanno messo per cinque, scortati dalla SS e ci hanno incanalato, ci hanno portato su. C'era un portone enorme che è stato bruciato poi. Ma noi non avevamo capito ancora dove eravamo. Nevicava, faceva un freddo da cani e noi, chi con la valigia, chi col zaino, chi senza niente, siamo entrati qui. E si vedeva certe persone vestite in un modo che non sembravano neanche più persone. Erano come delle ombre. Noi non sapevamo chi erano né come. In un certo momento abbiamo capito che eravamo in un campo di concentramento. Adesso qui purtroppo non esiste più niente di quello che era il campo di concentramento, perché non vedo né fili di alta tensione né niente, non vedo più niente io qua. C'era il cancello famoso con la scritta "Il lavoro rende liberi" e poi erano un'infinità di baracche, c'era un grande piazzale. Qua, da quello che era la garetta della SS,
l'entrata vera e propria del campo non vedo più niente. C'era una garetta enorme con 8-10 della SS, con una mitraglia che aveva la bocca più grande della mia, che metteva il terrore solo vedere. Sta SS con sti capelli di ferro e sta mitraglia puntata verso di noi, potete immaginare cosa noi pensavamo dentro di noi. Poi qua erano appunto tutte le varie baracche, andavano su, c'erano 8-10 gradini e poi c'era un po' di piano, poi c'era la baracca, poi ancora di sopra altri gradini, un altro piano e le due baracche a destra e a sinistra. Qui attorno, appunto, a parte la neve, il ghiaccio che c'era, ci tenevano compagnia migliaia di corvi, con quel stridolo cattivo, brutto, e sentire ancora sto stridolo da loro, col freddo che faceva, puoi immaginare che scena che c'era qua. Quando nevicava e faceva la burrascata, c'erano i pini attorno, erano dei tronchi enormi, dal freddo sentivi pam pam, si aprivano e si rompevano per lungo. Allora, il primo lavoro, siamo usciti dal campo, scortati dai capò, e siamo arrivati a questa zona qui. Questa stradina era battuta dai vari prigionieri. La loro professione era fare i boscaioli e noi siamo arrivati lì con questi zoccoli di legno sotto e la tela sopra. Al posto dei calzini avevamo questi due stracci. E ci hanno ordinato, chi con le buone e chi con le cattive, abbiamo dovuto capire che dovevamo portare giù un tronco per ciascuno e ognuno cercava il tronco più piccolo, ma a un certo momento bisogna prendere quello che ti capita. Preso sto tronco, io e tutti gli altri ci siamo incamminati, a un certo momento io mi sono inciampato e sono andato a finirla per terra, sulla neve, ma lo zoccolo si è imprigliato in qualcosa, no? E il zoccolo, sapete in cosa era impiantato? In una testa di un povero. Erano delle piccole cataste rispetto al piano della neve e lì purtroppo abbiamo capito che sotto c'erano dei cadaveri. Noi, stando al campo all'interno, vedevamo un fumo particolare con un odore cattivo, questo fumo rossastro così, ma non sapevamo cos'era. E dopo abbiamo capito che questi tronchi servivano perché c'era il forno crematorio. C'erano i boscaioli, noi che portavamo i tronchi e gli addetti a buttare i cadaveri dentro nel forno. Quella lì era tutta la manovra particolare. Quello che buttava il tronco non faceva differenza di quello che buttava dentro un essere, era un essere umano. Dunque questa è la sala doccia. Allora, noi ci siamo spogliato ed eravamo sopra di qua, cioè nella lavanderia. Siamo entrati dalla porta e una volta spogliati ci hanno fatto uscire nella neve dalla finestra e di là, appena di là della finestra, c'erano i capò o chi per essi che hanno cominciato a darci un sacco di botte per arrivare in questo luogo, in questa doccia. Una volta entrati qua, c'erano gli addetti, barbieri per modo di dire, che hanno cominciato a tagliare i capelli, peli e via. Una volta fatta questa operazione, ci hanno mandato dentro nella sala docce. Una volta l'acqua bolliva e l'altra, e un attimo dopo era ghiacciata. Loro con questi idranti
ci buttavano, ci ammassavano uno sopra l'altro. La prima volta non era niente rispetto alla seconda volta, ma io ero ancora a forma e tanti altri, però c'erano già delle persone esauste, finite, con diarrea, con tutto quello che le veniva. Cosa succedeva? Che si ostruivano i cosi, i scarichi e l'acqua, erano feci e tutto quello. Pensate quelli lì in che modo sono morti, e gridando aiuto mamma in tantissime lingue. Ecco, con queste parole, queste considerazioni di Lino De Biasio ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Rieccoci con Elettroshock per parlare ancora della giornata della memoria, una memoria che è fondamentale venga tramandata ai più giovani, ai ragazzi delle nostre scuole soprattutto, perché oltre 70 anni dopo quegli orrori forse non hanno ben capito, non si rendono ben conto di che cosa sia successo, però quando glielo si spiega in maniera dettagliata riescono a immedesimarsi in quelli che erano i giovani di oltre 70 anni fa, che qui durante la Seconda Guerra Mondiale vivevano quegli orrori. Allora Patrizia, voi fate un lavoro molto importante con le scuole, anche accompagnandoli in questo luogo, che è uno dei luoghi simbolo. Adesso c'è la pandemia e naturalmente non si può fare, però lo avete sempre fatto, lo rifarete appena sarà possibile. Ecco, questi ragazzi quando vengono qui, intanto che cosa dite voi a loro e loro che cosa rispondono a voi? Allora, l'attività che facciamo con le scuole è molto ampia e anche strutturata a seconda di quelli che sono i diversi livelli delle scuole che partecipano. E una delle attività che realizziamo con il sostegno e la collaborazione del Comune di Pordenone riguarda appunto la visita di questo luogo e dei luoghi simbolo della memoria della città di Pordenone, che sono adesso da qualche anno non visitabile, l'area dell'ex caserma Martelli dove sono stati fucilati diversi giovani, sono oltre appunto alle casermette di via Molinari, c'è l'asilo di viale Martelli e il carcere di Pordenone. Facciamo questa visita perché pensiamo che sia importante avere coscienza che ci sono dei luoghi davanti ai quali passiamo quotidianamente, ai quali non prestiamo nessuna attenzione, che invece sono stati dei luoghi importanti per quello che è accaduto, sono stati luoghi dove c'è stata una sofferenza profonda, e quindi questo fa sentire ai giovani, secondo noi, la storia più vicina. E la risposta che abbiamo dai ragazzi è sempre molto buona, nel senso che c'è un interesse che si risveglia e per qualcuno di loro poi c'è anche un proseguire nel tempo, una collaborazione, un interesse ad approfondire e a conoscere. Accanto a questo organizziamo, con la collaborazione di un'associazione di educatori di Gorizia, anche delle attività proprio formative con l'organizzazione di incontri di approfondimento e di formazione in preparazione poi o alla visita della risiera di San Saba a Trieste e ai luoghi dell'ebraismo a Trieste sempre, e la preparazione soprattutto ai viaggi ad Auschwitz o nei campi di concentramento. E a proposito di scuole, ce n'è una in particolare che da 4 anni sta portando avanti un progetto ed è il liceo Leopardi Maiorana, che grazie all'attività di alcune professoresse ha coinvolto proprio i ragazzi facendo loro scoprire quelle che sono state le storie, veramente una vera e propria ricerca storica per riportare alla luce delle storie molto dolorose di persone che vivevano qui naturalmente nei nostri territori. Da questo lavoro
di ricerca sono poi state posizionate delle pietre d'inciampo, che sono questi specie di sanpietrini realizzati in una sorta di percorso della memoria dall'artista tedesco Gunther Demning. Di queste pietre molte ne sono state posate nella nostra regione. Nell'ultima settimana nel Friuli occidentale 9 tra Pordenone, Caneva, Polcenigo e Budoia, e ieri a Trieste ne sono state posate altre 13 durante una cerimonia organizzata dalla comunità ebraica in collaborazione con il comune e la regione e la partecipazione del liceo classico linguistico Petrarca alla presenza dei discendenti delle vittime della persecuzione nazifascista. In questo prossimo servizio vediamo quella che è stata, insomma, la posa di queste pietre e sentiamo anche le voci di alcuni superstiti e soprattutto dei ragazzi che hanno contribuito a riportare alla luce queste storie. Sentiremo anche delle testimonianze molto forti, come nell'occasione dell'eccidio di Caneva, dove 5 persone sono state bruciate vive. Vediamo. Erano 2 giovani, poco più che ventenni, che studiavano medicina e lavoravano come tirocinanti all'ospedale di Pordenone. C'era la guerra e loro facevano parte della resistenza. Anto Zilli di Fontanafredda fu fucilato, Bruno Barzotto di Pasiano deportato a Dachau, poi morto di tubercolosi al ritorno. Oggi, oltre 70 anni dopo, la loro fine è stata ricordata con la posa di 2 pietre d'inciampo davanti al Santa Maria degli Angeli, un'iniziativa in collaborazione tra Comune, ANED, AMPI e Liceo Leopardi Maiorana. Costruire la loro storia agli studenti del liceo, coordinati dalle professoresse Susanna Corelli e Silvia Pettarin e dalla dirigente Rossana Viola. I 2 ragazzi di cui poseremo le pietre oggi sono 2 studenti di 22 anni. Non c'è molta distanza dai nostri studenti del triennio del liceo. Sono degli studenti in medicina che sarebbero diventati probabilmente dei grandi dottori perché avevano tantissima umanità e tantissimo impegno. Sono anche un modello per i nostri studenti. Mi sono interessata a questo progetto proprio per il fatto che riguardava un territorio nel quale io abito e rendersi conto che certe cose talmente orrende sono accadute, cioè quelle persone hanno messo i piedi dove li ho messi io, è lo stesso luogo ma in un altro tempo e alla gente sembra non interessare, nessuno sembra rendersene conto e io volevo rendermene conto. Io credo che deve essere un errore che dobbiamo ricordare e non rifare mai più nella vita e soprattutto io lo ricordo molto, diciamo, tristemente questa cosa perché comunque siamo umani e questa cosa non deve essere più ripetuta mai. Ecco, questa storia nella sua famiglia come è stata raccontata, come è stata trasmessa, come è stata vissuta? È stata trasmessa sempre in maniera molto assidua da mio padre, da tutti, perché i genitori di Anto vivevano con noi e quindi l'abbiamo sempre vissuta in maniera giornaliera, insomma, in maniera sentita. E lui curava partigiani, si era dedicato alla lotta partigiana, insomma. Voglio ringraziare davvero l'istituto, il liceo Maiorana, i dirigenti, gli insegnanti e gli studenti per aver avuto questa iniziativa per non dimenticare con le pietre della memoria proprio, assolutamente. Bravi. Io mi sono salvata perché ero dalla zia Sarone, anzi tutti e due, io e anche mio fratello. Però la mamma era passata il giorno prima in bicicletta e ha caricato su mio fratello, ma era piena di borse così, guarda, non ci stai, ha detto, vengo a prenderti domani. E l'indomani è stata la giornata tragica della disgrazia. Aveva meno di 3 anni Caterina Franca Zaghetta quando i nazisti per rappresaglia uccisero parte della sua famiglia, mamma Dosolina Manfè, il fratellino Ermenegildo di 6 mesi, il cuginetto Enzo Carioti di 18 mesi e i nonni Eugenio Zaghetta e Caterina Polo colpiti a colpi di mitraglia e poi arsi vivi nella loro casa di Longon a Caneva, un episodio che ha segnato fatalmente la vita di Caterina. Anche il padre sopravvisse ma fu accusato di aver abbandonato la famiglia e Caterina crebbe con zia Emma. Invece era la mamma che aveva insistito. Tu vai via che tanto a noi mamme e quei bambini e ai nonni non fanno niente, invece non è stato vero. Una vicenda che ancora oggi mette i brividi, avvenuta il giorno prima della liberazione. Si tratta di uno dei più crudeli episodi di tutta la storia della resistenza pordenonese.
Oggi, proprio in quel luogo dove è già presente un cippo commemorativo, sono state posate le 5 pietre d'inciampo del Cammino della Memoria all'interno di un progetto portato avanti assieme all'ANPI, all'ANED e ai comuni dal Liceo Leopardi Maiorana. Ormai nei suoi libri di scuola si pensa che sia sempre la solita storia, no? E quindi si racconta molto velocemente, e invece bisognerebbe ricordare proprio nei particolari. Io capisco che nell'uomo c'è di cattivo e c'è di buono. Il cattivo l'abbiamo già visto con la guerra e così, di buono forse possiamo ancora scoprirlo. Samuele Levi, Vincenzo Gigante, Anna Isacco Israel, Enrico Almagià, Giuseppina Iesurum, Lucia Cesana, con i figli Giacomo, Davide Rachele, Zoe Russi, Mario e Alberto Levi, sono i nomi stampati sulle 13 pietre dell'inciampo installate a Trieste, che si uniscono alle 50 già posizionate gli scorsi anni e alle 20 che verranno posizionate il prossimo anno. Trieste ricorda le vittime della follia del nazifascismo, un territorio, quello giuliano, condizionato anche dal dopoguerra, e proprio il sindaco Roberto Di Piazza si è commosso ricordando gli eccidi dei nazifascisti e sottolineando l'impegno dal 2000 per superare il passato e guardare al futuro. Le pietre d'inciampo servono proprio a ricordare. Dobbiamo evitare che tutto questo diventa solo e unicamente storia, qualcosa di totalmente impersonale e lontano dalle nuove generazioni. La giornata della memoria deve ricordare non solo la Shoah, ma soprattutto quello di cui un gruppo di uomini è capace, portando fino alle ultime conseguenze delle teorie completamente sbagliate che si basano sulla differenziazione tra gli esseri umani, dando una scala di valore all'umanità. Ecco, queste le immagini, le storie di dolore, le parole anche dei ragazzi, no, Patrizia, che hanno in qualche modo riportato alla luce queste storie. Abbiamo visto anche la loro commozione, perché quando i giovani si imbattono in queste storie non possono rimanerne indifferenti, e credo che questa sia la sintesi migliore, più di 70 anni dopo quegli orrori, per dire sì, la memoria viene portata avanti e quello che stiamo facendo serve. Certamente, e questo progetto che i ragazzi stanno portando avanti già da qualche anno è veramente una cosa importante e che noi sosteniamo veramente con molta convinzione, perché è a loro che viene dato il testimone. E tutto il nostro raccogliere documenti, tutto il nostro passare le testimonianze, tutto quello che viene lasciato dai superstiti in termini di memoria è importante che venga raccolto appunto dai ragazzi, dai giovani, e che ne facciano un oggetto di studio, di conoscenza, e che veramente facciano propri poi quelli che sono i valori che ci arrivano da queste storie, da questa esperienza, e che sono i valori poi che costituiscono il fondamento della nostra democrazia, del nostro vivere civile di oggi. E grazie a Patrizia Del Col per queste parole, grazie all'ANED che ci ha ospitato questa sera. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, però il nostro percorso sulla memoria, su questa giornata, non finisce qui, perché lo vedete qui, Mauthausen, il neonauta, proprio di Marco Kozlovic. È un documentario che noi adesso vi proporremo subito dopo la nostra trasmissione. Ecco, Patrizia, di che cosa parla, molto velocemente? Allora, questo è un documentario che è stato realizzato nel 2014 e abbiamo voluto cogliere un po' quello che può essere il sentimento e l'impressione di un giovane che si trova oggi ad andare a visitare, come molti fanno, un campo di concentramento. E quindi abbiamo affiancato alla testimonianza di Luciano Battistone, che è il protagonista del documentario, appunto, che ritorna dopo tanti anni appunto a visitare il campo di prigionia dove è stato, l'abbiamo affiancato appunto al viaggio invece e alla visita che un giovane compie, quindi arriva ovviamente senza avere quel bagaglio
di sofferenza e di esperienza diretta che invece aveva Luciano in questo caso, e quindi anche per vedere se poi la visita in realtà tocca qualche cosa un po' più nel profondo e non è soltanto una visita che così che non lascia niente. Luciano Battiston, che peraltro è ancora in vita a una veneranda età, insomma, sì. E riesce ancora a testimoniare come può, quanto ha subito. Allora, grazie ancora a Patrizia Del Col, grazie all'ANED che ci ha ospitato questa sera, grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa trasmissione, grazie a Simone Caramaschi per le riprese e il montaggio. Elettroshock torna mercoledì prossimo, come detto restate con noi perché adesso c'è Matthausen, il neonauta. Grazie per l'attenzione, buona serata.